siamo convinti che la conoscenza puntuale di ciò che siamo sia fondamentale per indirizzare correttamente gli strumenti di pianificazione, e più siamo a conoscenza delle caratteristiche del nostro territorio rispetto ai vari aspetti, più abbiamo elementi per appunto orientare correttamente la scelta. Come diceva il dottor Colloreda, avete visto, ci sono tre livelli. Noi abbiamo avuto finanziato il primo per questo studio, e questo studio è uscito in modo molto interessante. Lavora a livello di pianificazione. Anche in geologia si presenta la stessa problematica dell'architettura, cioè capire che ci sono due livelli diversi tra la pianificazione geologica, la pianificazione urbana, cioè gli strumenti che guardano con il territorio nella sua complessità e nella sua completezza, e invece la progettazione puntuale. Quando si parla di progettazione puntuale, il livello non è più questo. Come nel disegno urbanistico noi facciamo degli ambiti, ma non andiamo a dire come è fatta la singola casa, così in pianificazione, in microzonazione, si dice com'è a livello macro il comportamento del territorio. Ma che cosa può servire a noi? Intanto per orientare le scelte della pianificazione, cioè le macro aree di intervento e le caratteristiche che questi devono avere. E poi ci serve lo strumento fondamentale per andare a stabilire con i professionisti delle modalità di indagine che siano puntuali nel momento in cui si deve andare a intervenire. Perché c'è un'altra partita che sta in mano ai tecnici, a chi progetta, a chi quindi prima di costruire dal punto di vista architettonico deve, sapendo qual è la sua zona di criticità, appoggiarsi ad un'analisi che scende puntualmente e va a specificare quelle che sono le singole caratteristiche di quel punto, e di conseguenza è base per la parte strutturale, i calcoli, la parte di messa in sicurezza o la trasformazione, fino alla scelta architettonica. Quindi è un livello e un lavoro di stratificazione di informazione. Noi qui stiamo dando l'informazione generale che poi dovrà orientarci, ci orienterà nella definizione della normativa, ma dovrà poi appunto supportare tutti gli strati e gli stadi successivi. Noi naturalmente come amministrazione speriamo che ci siano gli ulteriori finanziamenti per fare la fase 2. Tenete conto che questo strumento è fondamentale anche per la pianificazione delle azioni della protezione civile. Noi a livello di protezione civile comunale abbiamo fatto lo studio analisi del rischio e individuando quelli che sono i punti di attenzione, di raccolta e quali sono le modalità di intervento. Il livello successivo di approfondimento anche di questo lavoro, di questo studio, si deve basare e parte proprio dalla microzonazione. E quindi speriamo che vengano finanziati anche il livello 2 e completamente il livello 3 per poter completare questo lavoro, che è fondamentale per appunto scegliere oculatamente come intervenire sia in fase di progettazione, di scelta, che di intervento qualora si verifichi. E qui abbiamo visto che insomma, possiamo aspettare quanto, 4.000 anni, no? Decidere appunto con conoscenza quelli che sono gli step successivi. Il dottor Colloreda, come avete visto, ha già anticipato alcuni piccoli e puntuali analisi della fase 3, che non era finanziata, perché siccome lo Stato dava una cifra definita a seconda del livello di pericolosità e della dimensione del comune, noi abbiamo scelto il professionista sulla base di un'offerta aggiuntiva di analisi, e quindi ha scelto di proporci questa indagine sugli edifici puntuali, quella che avete visto in parte conclusiva dello studio, che ci ha molto interessato perché abbiamo potuto osservare puntualmente alcuni edifici che erano gli edifici sensibili del nostro territorio. Se avete domande, il professionista è disponibile. Oui.
Sì, io volevo fare un ragionamento operativo. In genere faccio delle altre discussioni rispetto alle gare, ma anche qui, come spesso succede, voglio riflettere su alcuni aspetti di tipo importante che determinano poi le cose che si realizzano, e cioè gli aspetti economici. Innanzitutto mi sembra che lei, la sua sede di lavoro principale dove sia? È Vicenza. Ah, Vicenza. Bene. Sto dicendo, prima di tutto, continuo a dire, in Italia spesso si studia e si studia dopo che sono successi i disastri. Una considerazione ulteriore faccio, andrò a spanne. Una cosa ho capito, sarebbe opportuno, adesso che si va in auto e non a Vieni o a Muso di Somaro, come si faceva nel 1300, costruire dove costa anche di meno, anche le opere pubbliche. E ho capito che bisognerebbe costruire a nord. E mi domando, ma perché prima abbiamo costruito laddove è più pericoloso? Certamente, nel 1300 si costruiva dove c'era l'acqua. Non si potevano andare a fare 10 km a piedi per andarla a prendere. E allora è giusto conservare il patrimonio storico di Pordenone Centro per quello che è, ma non capisco, faccio un esempio, perché devo andare a costruire ad esempio un grattacielo in zona fiera, magari pubblico, o il, diciamo, l'ospedale o anche certe strade, invece che costruirle a nord. Adesso ci sono gli acquedotti. Ci sono tutte quelle cose che mi fanno dire che è giusto lo studio che dice ti do l'indicazione che dovrai rafforzare le strutture, fare tutta una serie di analisi che poi, diciamocela ancora, non è mai finita perché è stato dato il finanziamento per il primo studio. È un po' quello che succede alle falde o nel cratere del Vesuvio. Intanto c'è 1,5 milioni di persone. Tutti sanno che prima o poi verrà un'eruzione peggio di quella di Ercolano e di Pompei. Ma siamo in Italia. E allora cosa succederebbe se si andasse a costruire a nord? E se tutti sapessero che è conveniente costruire a nord, che i terreni a sud perderebbero valore, perché sarebbe giusto che diventassero quasi non edificabili. Salvo che per certe cose particolari. Ed è anche per questo che io mi domando, ma queste cose Pordenone le ha viste coinvolte? Ha senso uno studio a livello comunale se i terremoti vengono per tutta un'intera zona? Secondo, ma perché deve studiare uno di Vicenza e invece di perdere tempo a far gare che costano ore e ore? Io quelle le ho calcolate e di quello mi sono scandalizzato. Migliaia di ore per gare assurde. Ma non voglio di urlare. Sì, chiedo scusa. Abbiamo il microfono. Sì, le chiedo scusa. Ecco. Però sa perché lei lo sa. Perché ho speso 400.000 euro per avere delle risposte che nessuno mi ha dato. Ero presidente di Coprogetti, la più grande struttura, ma era piccolissima, di ingegneria di Pordenone, con 35 addetti. Adesso è meno che dimezzata, perché c'è la crisi, bisogna precarizzare tutto. Dare ai giovani che cosa? 300 euro. Agli studenti farvi il praticantato, farvi i contrattini. Allora la mia domanda è ancora, ma ci rendiamo conto che i rimoti geologici sono anche quelli sociali? Ci stiamo rendendo conto che i segnali da Parigi non sono quelli dei musulmani in cui passo, purtroppo, a vedere da lontano? Cioè, stiamo arrivando alla terza guerra mondiale, e quello lo sa che io batto il chiodo fisso lì, ma non sono i musulmani il problema. I problemi sono delle dinamiche economiche. Tempo. E lo scontro reale sarà con chi? Tempo scaduto per gli interventi. Le chiedo scusa di averla annullata. No, basta. Parla un attimo, c'è un signore qui. No, io sinceramente ho capito.
capito che ci sono altre persone, ma qui si dice che si fa tutto per il dibattito e poi non rimane il tempo, non è causa mia se sono le 7:15 e tutti abbiamo premura. Ma capisco, signora, le auguro di non avere né figli né nipoti e di non vedere la terza guerra mondiale, che è molto probabile, non sono sperato, che nel giro di 10 o 20 anni, senza che nessuno la voglia, ma bisogna studiare anche, perché nel 3300 si è insediata Pordenone, che era tutta di legno, e dopo hanno costruito i muratura, hanno rimediato, ma sempre vicino all'acqua, era inevitabile. Io sto dicendo che l'importante è che le persone pensino, non è una questione di democrazia, talvolta è una questione di tecnica e di scienza, e in Italia si fa soprattutto burocrazia. Scusate, perché le leggi sono un milione e nessuno le capisce. Chiedo scusa, signora, le voglio quasi bene. Raccogliamo anche altre domande e poi passiamo alle risposte. Mi sono dimenticato. Una domanda un po' tecnica, nel senso, io sono ingegnere meccanico, quindi non civile, non mi occupo di tale legge, però ho avuto un po' a che fare con le vibrazioni e ho sempre pensato che i materiali rigidi sono anche meno smorzati. Quindi, quando ho visto che le onde si aumentano di ampiezza nei terreni più soffici, sono rimasto un po' stupito, veramente, con un breve riferimento. No, grazie. Giusta la sua osservazione. Interessante. Sì. Raccogliamo ancora, ci sono altre domande. Già mezz'ora come volete. Allora, la domanda è giustissima. La spiegazione è questa. I materiali soffici hanno un coefficiente di smorzamento maggiore. E questo è così. Cosa significa? Che un terremoto in roccia fa 100 metri e arriva quasi uguale, lo fa in argilla e arriva un po' meno potente da dove è partito, perché ha uno smorzamento ciclico maggiore, si smorza prima. Il discorso è questo, che non è tanto l'argilla a crearmi l'amplificazione, è il contrasto di rigidità. Quando io passo da un mezzo rigido che ha una sua rigidità, quindi quello vuol dire densità per rigidità, che è VS, lo porto a uno strato meno rigido, per la conservazione dell'energia rallenta il suo moto, la sua velocità, ma deve ampliare la potenza sismica. È chiaro però che se io dovessi avere una copertura di argilla molto spessa, faccio il caso della pianura padana a Venezia, di centinaia di metri, l'onda sismica, quando passa dalla roccia e deve affrontarsi 500-600 metri di argilla, arriva in cima che ha quasi perso la sua energia. Quindi sono due gli aspetti, per questo la sismologia in questi termini è decisamente complessa. È sì il contrasto di rigidità, ma anche lo spessore, cioè il fatto che si può smorzare. Di fatto le situazioni più pericolose sono in prossimità delle colline, quando io ho roccia compatta e 30-40 metri di copertura. Quelle sono le situazioni più pericolose, perché l'onda sismica diventa molto molto potente. Pericolose per quelle strutture che vanno in risonanza con 30 metri, quindi sono vari gli aspetti che entrano in gioco. Più o meno. Sì, perfetto. Mm. Si è visto anche l'Aquila, insomma, in alcuni punti è arrivato circa un G. Certo. Quindi su proprio punti. Certo. A casa dello studente, ad esempio, ho avuto un comportamento differente rispetto all'edificio uguale che stava dall'altra parte della strada. È proprio questo la difficoltà di poter mappare a scala nazionale le tematiche sismiche. La microzonazione fa una zoomata comunale, ma la precipitazione deve fare il resto, cioè qui non scappa la cosa. Le norme tecniche sulle costruzioni, che sono le leggi che governano la progettazione edilizia, si basano anche su questo. Vanno rispettate e vanno fatte le opportune considerazioni nel caso specifico. Grazie.